Al comunale di Castelnuovo va in scena l'importante sfida salvezza tra i padroni di casa e gli ospiti del Monte Giorgio. Squadre entrambe a quota 43 punti ed un punto solo dalla salvezza sicura. Subito al sesto ci prova il Castelnuovo con Coli, che però ben imbucato la spara centrale. Al sedicesimo è meritatamente il vantaggio dei padroni di casa, che ancora con Coli, che pesca di tacco Ragni, palla stampata sul palo e ribattuta poi in rete da Lorenzo Emili, undicesimo gol in campionato per il numero 10. Al diciassettesimo, subito dopo il gol, Leonardo Emili trova Sanseverino che calcia al lato in fuorigioco, però ottima occasione ancora per i padroni di casa. Nonostante il controllo palla del Castelnuovo, prova a reagire il Monte Giorgio, prima sul rigore procurato al trentesimo e poi parato dal portiere di casa, poi al quarantunesimo con Marchioni che di testa pesca la traversa. Al 45esimo proprio Zerbo, colui che aveva sbagliato il rigore, si fa perdonare e la serve al centro splendidamente per Albanesi, che tutto solo la deve solo appoggiare in rete. Nella ripresa esce fuori il carattere del Monte Giorgio e in una fase piuttosto convulsa i ragazzi di Fabio Brini trovano la giusta imbucata per il nuovo entrato per Pepai, che con il destro la infila sotto la traversa. Prova una reazione il Castelnuovo con Sparvoli, che al 45esimo prova un pallonetto senza riuscire a mettere in difficoltà il portiere ospite. E tuttavia ancora del Monte Giorgio l'ultima occasione, che potrebbe decretare il 3-1 con Perpepai, che però tutto solo a pochi secondi dalla fine la spara alta per il dispiacere degli ospiti. Monte Giorgio che esce dunque vittorioso da questa partita importante per la salvezza, con una grande prova di carattere che la porta a 46 punti in classifica. La mia squadra ha lottato fino alla fine. Al secondo tempo la partita era in netto equilibrio, anzi forse eravamo più predominio noi che loro. Abbiamo preso un gol su una ripartenza. E io devo fare solamente degli elogi ai miei ragazzi, perché anche oggi in condizioni rimaneggiatissime non c'è stata a perdere, ha lottato fino alla fine e purtroppo non siamo riusciti dove eravamo riusciti nelle precedenti partite, però gli dico sempre a loro, quando vanno in campo e danno tutto quello che hanno, devono sempre uscire a testa alta. Oggi abbiamo sbagliato la partita nel risultato, nel senso che abbiamo perso, però i ragazzi hanno messo in campo l'atteggiamento giusto e spero dalla prossima di recuperare qualcun altro, in modo da poterci giocare le nostre carte con più uomini a disposizione possibile. Noi stiamo qui, non molliamo, continuiamo a lavorare, in un modo o nell'altro se saranno play-out ce li andremo a giocare tranquillamente. Innanzitutto c'è una partita domenica importante a Vasto Gerardi, andiamo a lottarci e a giocarci le nostre chance anche lì, e poi dopo vedremo quello che verrà fuori. Sicuramente il Castelnuovo fino alla fine non mollerà un centimetro. Ma diciamo che intanto i primi 15-20 minuti Castelnuovo ci ha messo un po' in difficoltà, perché non riuscivamo a trovare le distanze. E fatto sta che poi è venuto fuori anche il gol dell'1-0. Però mi sono piaciuti perché è venuto fuori il carattere, è venuta fuori anche in certi momenti la voglia di ottenere un risultato, anche se in alcune situazioni siamo stati troppo frettolosi per la voglia di magari portare via questo risultato. È un risultato importante che ci permette di affrontare domenica la partita cercando di trarre il massimo dalla gara in casa con il Tolentino. Guai a pensare a qualcosa di diverso, di non poter ripetere una partita di carattere domenica, perché sarebbe la rovina di tutto.